Ormai l'ho detto a tutti, sono pazzo di te. Stiamo per intervistare gli spettatori dell'allenatore nel pallone 2. Come tutte le prime edizioni, dicono che sia un po' deludente, soprattutto per i tradizionalisti della prima. Ma andiamo a scoprire cosa ne pensano. Ti è piaciuto il film? Di Nino Bambi, sì, molto carino, simpaticissimo. Secondo te l'umorismo è retrocesso rispetto al primo o è salito di categoria? No, secondo me è retrocesso. Sì. Era molto più doc il vecchio. Quanto nonno libero c'è nel secondo? Per nessuno, proprio non c'è proprio per niente nonno libero. Quindi comunque riconosciamo sempre ora. Banfi, sì, sempre lui. Non è avanzato di categoria, secondo me. Ti è piaciuto il film? Sì, molto. E secondo te l'umorismo è retrocesso o è salito di categoria rispetto al primo? Non l'ho visto veramente il primo, ma mi è piaciuto questo. Sì, è troppo divertente. Secondo te l'umorismo rispetto al primo è retrocesso o è salito di categoria? È retrocesso. E quanto nonno libero c'è in questo romanzo? Niente, nessun nonno libero. Quindi è il classico Ronzo Canale? Sì. E secondo te è meglio Aristotele oppure Totti? Totti, sono romanista, quindi meglio Totti. Ma insomma, mi aspettavo di meglio. L'umorismo secondo te quindi è retrocesso rispetto al primo e avanzato di categoria? Sicuramente, è un umorismo più forzato questo, con lei era piuttosto spontaneo, credo. Quanto nonno libero c'è in questo Ronzo Canà? Ma sicuramente molto, perché cioè, ha cambiato tipologia di film, quindi è normale che aveva l'influenza di più di Nonno Libero che del Lino Banfi vecchio, insomma. E come attori sono meglio i calciatori del primo oppure questi del secondo come Totti, Del Piero? Ma sicuramente questi, insomma.